È il Wall Street Journal ad accendere i riflettori sulle raffinerie siciliane. Con questo video il giornale statunitense denuncia una scappatoia usata dalla Russia per eludere le sanzioni imposte dagli Stati Uniti dopo l'invasione dell'Ucraina. Elusione possibile e legittima in realtà, proprio perché di mezzo ci sono le raffinerie di Siracusa. Il greggio che parte dai porti russi, Primorsk soprattutto, arriva a Priolo per essere lavorato. Da qui riparte verso i mercati statunitensi per essere venduto sotto forma di benzina. 2,5 milioni di barili, denuncia il quotidiano americano, sono arrivati in Texas e New Jersey da marzo. In pratica, secondo una prassi consolidata, quando il petrolio russo viene raffinato diventa italiano e si svincola così da ogni tipo di sanzione. L'embargo al petrolio russo è già in atto da tempo negli Stati Uniti, ma dal 5 dicembre entrerà in vigore anche in Europa. Significa che la Russia non potrà avvalersi di nessun espediente perché il greggio di Mosca non arriverà più neanche in Italia. Lo stabilimento di Priolo dà lavoro ad oltre 2.000 persone, che diventano 10.000 se si considera l'indotto. Bloccare i rifornimenti all'impianto avrebbe effetti disastrosi sull'economia e sulle famiglie.